Siano lodati Gesù e Maria. Cari fratelli e sorelle, ieri abbiamo meditato sull'umiltà con cui la Madonna viene in nostro soccorso. Sembra quasi che siamo noi a farle un favore domandandole grazie e che sia lei a ringraziare del bene che ci dona. La Madonna ci dona le grazie con tanto amore e umiltà. Oggi invece, con il settimo capitolo del libro L'amore di Maria, meditiamo sul dominio che la Vergine Maria esercita sulla grazia. Lei è la Signora, umile e caritatevole della grazia divina. Tutta la grazia è stata riversata nel suo cuore e Lei ne dispone secondo i suoi desideri d'amore. Il Signore fa decidere a Lei. L'autore del libro L'amore di Maria, il camaldolese padre Roberto, scrive Non solo in terra volle Dio essere soggetto a Maria, ma in cielo ancora, sì, anche in cielo si gloria e si fa vanto di obbedirle e di eseguire ogni suo cenno, ogni sospiro, ogni pensiero, ogni suo desiderio. Santa Brigida udì Gesù dire queste parole alla madre sua Domanda ciò che vuoi, la tua domanda non andrà certamente vuota. Tu a me niente negasti in terra, e io a te niente negherò nel cielo. Dunque, come Gesù quando era su questa terra visse loro sottomesso a Maria e Giuseppe, come dice l'Evangelista Luca, Così ora in Paradiso Gesù continua ad essere in qualche modo sottomesso a Maria Santissima e a San Giuseppe, prendendo come comando ogni loro preghiera. Padre Roberto cita a questo punto delle bellissime frasi di santi che ribadiscono con forza questo dominio della Madonna. La prima è di Sant'Anselmo ciò che tu vuoi non è possibile che non si faccia la seconda è di San Bernardo che così dice alla Madonna voglilo e tutto si farà e la terza è di Sant'Alberto Magno il quale fa così dire alla Madonna bisogna pregarmi perché voglia perché se voglio necessariamente si farà se lei vuole la grazia è certamente fatta. Tutto il problema dunque è farlo volere alla Madonna. E come fare? Per farglielo volere dobbiamo guadagnare il suo cuore e per guadagnare il suo cuore dobbiamo essere umili, semplici e dobbiamo pregare continuamente. Queste sono le sue preferenze. Anche la Madonna delle preferenze e noi dobbiamo cercare come cosa più importante di rientrare in queste preferenze, praticando l'umiltà, la semplicità e l'orazione continua. Dunque la Madonna non è un semplice canale della grazia, uno strumento passivo nelle mani di Dio. La Madonna corrisponde all'azione di Dio attivamente al punto che Dio le lascia la decisione di come diffondere la grazia ai figli suoi, e la sua decisione è sempre secondo i voleri di Dio. Dunque amiamo la Madonna amiamola con tutto il cuore e saremo amati da Dio. Padre Roberto si domanda quale sia la ragione di questo dominio che la Madonna ha sulla grazia divina. E dà questa risposta. La ragione di tal dominio che Maria ha sopra il Figlio è il debito che professa il Figlio alla Madre, in maniera che, facendo ciò che ella vuole e desidera, a Gesù pare di pagare quasi un suo debito. La Madonna in terra ha sempre fatto la volontà di Dio, ora in cielo Dio fa sempre la volontà della Madonna che in fin dei conti è sempre secondo la volontà di Dio. È come se Dio saldasse così un debito. Per conseguenza, continua padre Roberto, la Madonna ha un diritto speciale e un dominio sopra tutti i doni di Dio. E poi padre Roberto cita Sant'Antonino, che era domenicano e divenne vescovo di Firenze, il quale tiene per certo che Dio non le fa grazia quando esaudisce le di lei preghiere, ma compie un obbligo suo indispensabile, da cui ne deriva che non le può negare cosa alcuna che gli domandi. Quindi, continua padre Roberto, non c'è da meravigliarsi se san Pier Damiani afferma che ella si presenta al trono del Redentore non già in atto di supplicante, ma come sovrana, non per pregare, ma per comandare. Pensate ora voi, conclude Padre Roberto, a ciò che può Maria in terra, se tanto può lei in cielo. La potenza di Maria non è però solamente sulla grazia divina ma la esercita anche sui demoni che scappano terrorizzati al solo pronunciare il nome di Maria. Padre Roberto scrive che temono e tremano e sono costernati i demoni come allo scoppio di un terribile tuono al nome dell'invitta regina. Si atterriscono e fuggono come dal fuoco dalla sua presenza. Anzi, si contentano che in loro si accrescano mille volte le pene, piuttosto che udire la sua voce, che soffrire il suo impero, che doverla obbedire. Padre Roberto cita anche quanto scriveva Santa Brigida di Svezia, la quale diceva che il demonio lascia la sua preda quando sente invocare il Santissimo nome di Maria proprio come uno sparviero lascia l'animale da lui catturato quando si sente in pericolo. Molto consolanti sono poi le parole di Padre Roberto, parole che incoraggiano tutti noi e gli dice che il nome di Maria è terribile non solo quando è sulle labbra dei giusti, ma anche quando è sulle labbra dei peccatori, anche più incalliti e conclude con queste parole Felici noi se arriveremo a goder l'onore il vantaggio di essere da Maria protetti da lei favoriti e amati E così cari fratelli e sorelle ci rivolgiamo ora alla Madonna con la preghiera finale con umiltà e semplicità chiedendole di intercedere per noi o Vergine Immacolata, Madre di Dio e degli Uomini, noi crediamo con tutto il fervore della nostra fede nella tua Assunzione trionfale in anima e corpo al cielo, dove sei acclamata Regina da tutti i cori degli angeli e da tutte le schiere dei santi. Ad essi ci uniamo per lodare e benedire il Signore che ti ha esaltata sopra tutte le creature, e per offrirti il nostro omaggio e il nostro amore. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno. Gesù, Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Maria Santissima assunta in cielo in anima e corpo, prega per noi. E per intercessione della Beata Vergine Maria di San Giuseppe vi benedica e vi custodisca il Signore Onnipotente e vi liberi da ogni male, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Siano lodati Gesù, Giuseppe e Maria.